l'Italia, questo tema è centrale anche per l'Italia, per tutto il mondo dei musei, e quindi insomma noi cerchiamo di fare la nostra parte. Tra le tante competenze richieste per tenere il passo con l'innovazione ci sono ovviamente il primo piano di quelle digitali. Coprono ovviamente tutto l'ambito delle attività museali, dalla gestione delle collezioni, alla gestione dei rapporti col pubblico, i social e così via. E il progetto Musa si è dato l'obiettivo di andare a riempire alcuni di questi vuoti formativi con dei corsi che verranno offerti, poi vi racconteranno le colleghe più tardi, sia online che in presenza. Però noi volevamo comunque introdurre questo tema in modo un po' più largo, vedendo in Italia che cosa succede, non solo all'interno di un progetto europeo, per quanto vasto, comunque riguarda sempre una comunità un po' più ristretta di persone, volevamo capire, insomma, dare a questo tema uno spazio un po' più largo, un respiro un po' più ampio. E quindi abbiamo invitato, oltre ai partner italiani del progetto Musa, che ovviamente anche altri partner europei, abbiamo invitato tre persone che ci aiutano così a inquadrare il tema, che sono appunto la presidente di ICOM Tiziana Maffei, la responsabile coordinatrice della Commissione Tecnologie Digitali del Patrimonio Culturale di Maria Maras, e Paolo Cavallotti, che è responsabile digitale del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Quindi iniziamo il pomeriggio così. Io chiederei a Tiziana Maffei di venire e di dirci appunto quello che ICOM ha identificato le tecnologie e le competenze digitali come uno degli aspetti importanti del mandato che lei ricopre adesso come presidente, di raccontarci appunto cosa stanno facendo in questo grande tema. Nel frattempo, questo è il sito del progetto Musa, al quale voi potete accedere via via, che saranno presentati, caricati materiali di ricerca, formativi, eccetera, diventeranno in qualche modo